Gli aggettivi qualificativi hanno la caratteristica di potersi presentare sia in latino che in italiano in gradi diversi di intensità: positivo, comparativo e superlativo. Esaminiamo il grado comparativo. Il grado comparativo si forma diversamente a seconda che sia comparativo di uguaglianza, di minoranza o di maggioranza. Partiamo dai più semplici. Il comparativo di uguaglianza e di minoranza. Ecco un esempio di comparativo di uguaglianza in latino. Sic Claudius tam alto suquam Lucius est. Così Claudio è tanto alto, tam altus quam Lucius, quanto Lucio. Quindi così Claudio è alto come Lucio. Il comparativo di uguaglianza si forma dunque in questo modo. Tam più aggettivo di grado positivo, più quam, più secondo termine di paragone, nello stesso caso del primo termine. Dunque, tam più altus più quam più lucius. Passiamo al comparativo di minoranza. Leggiamo la frase: Claudius minus altus est quam lucius. È molto semplice, Lucio è meno alto di Claudio. Come si forma il comparativo di minoranza? Si forma con minus seguito dall'aggettivo di grado positivo, in questo caso altus, più quam, più secondo termine di paragone, nello stesso caso del primo termine. Dunque, minus altus quam Claudius. Lucius quam Claudius alcior est. Lucio è più alto di Claudio. Ecco un esempio di comparativo di maggioranza. Come si vede, l'italiano e il latino divergono nel rendere il comparativo di maggioranza. Mentre in italiano si usa l'avverbio più davanti all'aggettivo di grado positivo, in latino il comparativo si forma modificando il grado positivo dell'aggettivo. In questo modo prendiamo l'aggettivo altus alta altum. Eliminiamo la terminazione i del genitivo singolare, alti per esempio, e otteniamo il tema alt. Al tema aggiungiamo le seguenti terminazioni del grado comparativo: ior per il maschile e per il femminile, alzior più alto, più alta, ius per il neutro, più alto, neutro. Il genitivo singolare per entrambi i casi è alzioris.